Vastese brutta e distratta, ma alla fine torna da Pietramelara con in tasca i 3 punti. Un successo che consente alla società di raggiungere la salvezza e poter continuare a cullare sogni playoff. Con Diallo infortunato e Tancredi febbricitante, mister D'Addario opta per Altobelli come esterno di difesa, coppia centrale formata da Allegra e Di Filippo. Altocasertano, imbottito di under e già retrocesso in eccellenza, prova a chiudere con onore la sua stagione in quarta serie. Per la Vastese è occasione da non perdere, questa per continuare a cullare sogni playoff, e lo sa anche Cristian Stivaletta, che alla prima occasione in area di rigore con il destro mette alle spalle di Vitiello. Terza rete per il numero 10 che mette la gara in discesa. Evidenti i limiti tecnici dei campani, che però con la forza della volontà riescono a farsi vedere con l'interessante classe 2001 Romeo, che crea qualche apprensione ad Altobelli sulla destra e poi con Amabile che prova dalla distanza, ma il tiro termina alto. Aragonesi al piccolo trotto che potrebbero arrotondare sul finale di prima frazione, ma Alessandro calcia addosso a Vitiello in uscita bassa. D'Addario, non contento dell'atteggiamento dei suoi avuto nella prima frazione, cambia ed all'inizio di secondo tempo inserisce Sansone per Pierpaoli. I pericoli fiutati dal tecnico biancorosso diventano improvvisamente realtà quando un pallone perso a centrocampo apre un'autostrada all'Aurora che va fino in fondo con Romeo che di destro mette alle spalle di un incerto di Rienzo. Sesta rete in stagione per lui, Vastese ancora negli spogliatoi, rischia di andare addirittura sotto qualche istante più tardi quando Palumbo si inserisce pericolosamente in aria, ma Ceccacci sbroglia la matassa. Ficarra prova a suonare la sveglia servendo in aria un pallone invitante che Stivaletta, prima di lasciare il campo ad Alonzi, non riesce a spingere in rete. Il maggior tasso tecnico offensivo però premia i biancorossi, che trovano il nuovo vantaggio con Altobelli, bravo a chiudere con i tempi giusti sul secondo palo e mettere di prima intenzione in rete. Se avanti le cose vanno discretamente, la difesa aragonese fa acqua da tutte le parti. Amabile in avanti viene messo giù in aria da Allegra con Caggiari di Cagliari ad indicare il dischetto. Esecuzione affidata al capitano Nicola Mancino, che spiazza di Rienzo con il cucchiaio per il suo terzo centro in questo campionato. La Vastese si aggrappa alla qualità dei singoli ed è proprio una giocata di Ficarra, il migliore in campo, che si beve la difesa, regala ad Alonzi un pallone solo da spingere in rete. I titoli di coda sul match calano definitivamente al 50esimo quando Scafetta, neo entrato con un cost to cost sulla destra, taglia in due la difesa e con il piatto mette in rete il gol del 2-4 finale. Ora la pausa e alla ripresa c'è il Fiuggi. Si può essere soddisfatti del risultato, ma nel gioco è sicuramente un passo indietro, anche se non era facile con una squadra che non ha da più chiedere niente al campionato, che si gioca le sue ultime carte per apparire. Ma non solo per questo, anche perché il campo è in sintetico e noi soffriamo. C'è stato un vento fortissimo al primo tempo, al secondo tempo, quindi è difficile. Anche col Monte Giorgio c'è stato vento e al primo tempo non abbiamo fatto una buona partita. Però io devo vedere i lati positivi. I lati positivi, ho visto che una squadra è andata sempre a cercare il risultato, è andata in vantaggio, poi è stata ripresa, è ritornata in vantaggio, è ritornata per la terza volta in vantaggio al 46esimo, quindi penso che ha dimostrato anche una prova caratteriale notevole. E certamente non è facile né vincere con l'ultima, vi ricordo un altro numero, loro hanno perso 15 partite su 15 fuori casa, i loro 7 punti li hanno fatti internamente, quindi vuol dire che è una squadra che comunque ha dato filo da torcere. Poi noi abbiamo anche altre qualità rispetto a loro e siamo riusciti a fare i 2 gol dal 46esimo al 50esimo, insomma, e quindi è una nota positiva. L'obiettivo della salvezza è centrato? Penso di sì, mi sembra che mi abbiano detto che Monte Giorgio ha perso, quindi non so gli altri risultati, insomma 46 punti sono 46 punti, penso che è una nota positiva nonostante le disavventure che abbiamo avute, non siamo partiti benissimo e ora stiamo avendo con regolarità, una certa regolarità. Si può stare anche più tranquilli e si può pensare anche di levarsi anche quello sfizio di giocare i playoff. Si può stare più tranquilli, ma nello stesso tempo dobbiamo pensare che una prestazione così non va fatta e quindi noi dobbiamo pensare a fare risultato cercando anche la prestazione. Sì, il nostro obiettivo è onorare la maglia, sudarla tutte le domeniche, onorare questo campionato. Poi giochiamo partita per partita per metterci in mostra, perché la nostra è una squadra molto molto giovane. Infatti 2-2 e poi prendiamo 2 gol gli ultimi 5 minuti. Ne dimostra la nostra poca esperienza. Che cosa non è andato in questa stagione, oltre a quello che hai già detto tu della poca esperienza? No, secondo me molta poca esperienza, perché come ti ho detto siamo una squadra giovane, però il lato positivo è che dove andiamo a giocare cerchiamo sempre di giocare da dietro, come vuole il nostro mister Nicola.
di fare sempre la nostra partita. Poi ci sono squadre come oggi la Vastese che sulla carta sono molto più forti di noi, però l'abbiamo messa in difficoltà e per noi questo è un vanto.